L'Istituto Zooprofilattico del Piemonte ha organizzato il convegno Mari, Fiumi, Laghi e Organismi Acquatici. Quali sono stati i temi principali di questa giornata? L'acquacoltura è importantissima, in Piemonte è un settore di grande significato e porta un prodotto delizioso conosciuto ovunque, quindi noi abbiamo un obiettivo di tutelare la sicurezza alimentare, di tutelare la salute degli animali, perché il punto oggi è sulla lotta che facciamo con la ricerca alle malattie dei pesci, che possono essere anche molto drammatiche dal punto di vista dell'impatto ambientale. Quindi l'altro fronte importante di questo convegno è quello della tutela dell'ambiente, nel senso di tutelare la biodiversità prima di tutto. Noi dobbiamo difendere, è un dovere degli enti di ricerca, un dovere delle istituzioni, difendere la ricchezza genetica delle specie animali, ma anche vegetali, acquatiche o terrestri, che si possono perdere. Per cui abbiamo affrontato il tema dell'invasione delle specie aliene, che nell'ambiente acquatico possono fare dei danni drammatici. Pensiamo semplicemente al pesce siluro o al gambero rosso della Louisiana. È un nuovo tema verso cui la società deve farsi delle domande. L'invasione di specie portate dall'uomo, che prima qui non c'erano e che mettono a rischio comparti produttivi o più generalmente una diversità biologica che viene messa veramente in pericolo. In particolare al centro dell'attenzione la trota marmorata. Sì, il dibattito è importante anche a livello politico da tempo, nel senso che la trota marmorata, che è la nostra caratteristica della regione, con la conosciuta livrea tipica e con un gusto particolare, è stata prevaricata da trote che sono state importate da altre zone, quindi animali che provengono da aree che non sono le nostre e che prevalgono per via di una maggiore resistenza, di una maggiore robustezza sulle nostre specie, che sono magari più delicate. Questo accade per tante altre specie. Oggi ci occupiamo di trote perché il 95% del comparto in Piemonte è legato alla troticoltura. Nell'ambito del convegno Organismi Acquatici, Mari, Fiumi, Laghi, capiamo quali siano i contenuti del piano ittico regionale. Il piano ittico regionale, a parte i contenuti di gestione della fauna ittica appunto nei fiumi regionali, mette in risalto delle novità assolute. Le novità assolute sono proprio che tutta la fauna ittica che deve essere immessa nelle acque pubbliche piemontesi deve subire in modo costante un controllo sia di tipo genetico ma soprattutto anche di tipo sanitario, proprio per evitare di immettere malattie nel territorio piemontese.